può darsi perché su questi moduli poi si va nel particolare e sì. Si dice se io sarò in condizioni dove non posso più disporre, non posso più dire nulla perché non sono più capace di intendere e di volere, se non avrò più la capacità di rimettermi, non voglio il ventilatore automatico, non voglio la nutrizione artificiale. Dire questo vuol dire allora io muoio, capito? E allora le persone tante volte si spaventano e non lo scrivono più. Allora, a quel punto io si potrebbe anche dire una cosa molto molto semplice. Se uno ha una persona della quale si fida, o nella famiglia, o un compagno o una compagna, o anche una persona esterna, anche il medico di famiglia, io mi fido del tal dei tali, nato qui e lì là, con carta d'identità, tutto bene, e questa persona naturalmente deve essere informata e deve firmare anche lei, e questa persona, io mi fido di questa persona e lei dovrà decidere per quello che è per me la cosa migliore. Anche così si può scrivere, capito? Oppure potrebbe essere qualcuno che potrebbe anche dire io intendo la mia vita, anche se solo biologica, anche se sarò in stato vegetativo, se non mi risveglio più dal coma, se rimango in coma profondo, fate di tutto per mantenermi in vita perché non voglio morire. Anche questo si può scrivere, perché questo, il testamento biologico non è un testamento di finire, il voler morire, no, è la scelta sulle proprie cure, come voler essere curati. Se io mi fido di qualcuno, del medico o chi capita, allora io lo lascio scritto e il medico lo vede, è contento, lui continua a curarmi, a fare tutto quello che crede. E se c'è pure qualcuno, che addirittura qualcuno una volta mi ha detto io scriverò che voglio, se non sono più capace di intendere di volere e se non avrò più la facoltà mentale di ritorno, io voglio lasciarmi come cavia, possono fare tutti gli esperimenti che vogliono. Accidenti, ho detto no, questo proprio no. Però potrebbe essere qualcuno che dice anche questo, perché no? Insomma, nel testamento biologico, tranne per il momento, non potrà essere esaudito se una persona dice iniettatemi un medicinale che mi fa morire. E io questo come faccio? Questa è eutanasia. Come faccio? Hai detto, hai detto. Questa è eutanasia e questo in Italia non è, è punibile con la galera di 15-16 anni. Io ho scritto. A me? 15 anni. Io ho scritto questa cosa.